Sensi dallo sopra fake, non sense, ma vabbè. Ripeto, non mi occupo io del seeding, ragazzi. Cioè, sapete che ammetto la mia ignoranza nei riguardi del di queste cose e lascio fare a voi. E il mio stage preferito, Don, non hai idea di quanto mi piaccia Pokémon Stadium. Cioè, io Pokémon Stadium 2 mi sono innamorato perché è largo, ti puoi muovere, ci sono le piattaforme, ma non sono, come dire, così tanto fastidiose, ecco. Quindi mi piace davvero, davvero tanto. Allora, così come mi piace tanto King K. Rool da giocare, perché è semplice. Cioè, a me serve un personaggio semplice e mi, diciamo che non ho rimpianti nell'aver scelto il duo Lucina King K. Rool. Anche se poi ovviamente penso che col tempo cambierò, però per ora sto a posto. Allora, vediamo un po', perché comunque in questo momento abbiamo appunto K. Rool che se la sta giocando con Roy, un altro di quei personaggi che per ora sta svettando all'interno delle tier list nell'alto. Oh, qua ha sbagliato il Punish! Body Up Smash, fake, diciamo che l'ho tenuto in bilico fino all'ultimo su dove sarebbe atterrato, quindi ci sta. La lettura di Up Smash piuttosto che di F Smash, vediamo un po' comunque, perché il Neutral in questo momento lo sta stravincendo Roy. Si trova in una situazione veramente di estremo vantaggio. Non riesce a punire questo Fair, ma riesce ad entrare di Neutral Air. È fuori dallo stage. Prova questo Neutral Air con il quale nemmeno prende danno sulla pancia. Un pochino crepata, ma nulla di che. E il Fast Fall Neutral Air porta a casa la prima stock sul 160%. Poi ancora un doppio Nair e l'Up Smash che colpisce con due colpi distinti, mai diciamo in maniera troppo pericolosa, forse solamente il primo se vieni colpito in alto. Intanto c'è la back throw che mette fuori posizione Roy, che è costretto ad utilizzare il salto prima per poter poi utilizzare l'air dodge. Buona la pensata da parte sua. E adesso è fake che viene messo in brutta posizione, però fa bene a fare DI verso sinistra per evitare l'F smash avversario. Quindi buona la pensata di entrambi. Non c'è più la corona per il re, la corona spawna ancora di sotto. Buono il neutral air a coprire il roll get up. Ancora neutral air. Fake sta subendo davvero tantissimo il gioco dell'avversario, però c'è il get up attack che gli dà un po' di respiro. Prende la corona al volo, proprio non se la fa scappare, ma riesce Fake a scudarla, a farla cadere proprio sulla sua testa. 151% per Roy, quindi percentuale enorme. Il re non riesce a portare a casa la stock, invece proprio in tradizione, proprio come da tradizione di ogni Caster Curse, abbiamo il pareggio da parte di K. Rool, che comunque si ritrova davvero molto indietro per quanto riguarda il dannometro. Ancora un dash grab che viene punita questa volta dal back air di Roy. La corona cade sulla testa di K. Rool, che poi viene sbalzato di nuovo via da un fair. La corona ci lascia di nuovo a questo punto. Non lo vedo particolarmente. Cioè non sta punendo come dovrebbe Mar Forever il landing sulla B. Magari potrebbe andare di affair, magari non prendi nemmeno la stock, però perlomeno un dannetto te lo riesce a prendere. Comunque 168%, ancora la corona che ritorna sulla testa di K. Rool, prova la B che è una finisher esattamente come lo era nel vecchio Smash. Attenzione, colpisce con due colpi di 6B e poi una DI non perfettissima da parte di Fake favorisce la stock numero 2 presa per Mar Forever, che rispetto a prima ha un vantaggio anche superiore. 59%, prima era intorno al 70% quando ha preso la prima stock. A Neutral Air risponde Neutral Air doppio, quindi un po' alla counter come in Pokémon. Attenzione, il 6B troppo lento a partire, viene immediatamente punito da un smash che colpisce col colpo di ritorno. Vediamo, ancora il 6B, questa volta colpisce, si riavvicina immediatamente alla corona fake, che con il personaggio che ha comunque non mi stupisco che stia avendo dei problemi con Roy, dico la verità. Non ha la corona, la disposizione Mar Forever che la lancia immediatamente addosso al coccodrillone. Buono il Fair, di nuovo in posizione pessima, ma Fake riesce a ritornare con l'ausilio del proiettile che impedisce all'avversario di tornare o comunque di gimpare in qualsiasi modo. Vediamo qui
Mi aspettavo una sorta di gimp comunque da parte di Fake, anche, ma anche solo di Neutral Air, che poi arriva subito dopo. Bravissimo Fake a leggere questa giocata. Riapproccia di nuovo di Short Hop Neutral Air, che è un tool fondamentale per l'utilizzo di Roy. F Smash che colpisce anche il Dash Attack, anche il Neutral Air, però riesce a forza di utilizzare la B a tornare però riesce a ritornare senza concedere l'ultima stock all'interno dello stage. Buono intanto il Jab Fair e poi il Fail finale che chiude la prima stock, il primo match, scusate, 1-0, Mark Forever ai danni di Fail in questa Winners Finals. Bene, quindi vedremo un match 2. Nel frattempo leggo un po' la vostra chat. Secondo voi se faccio counter sul dash attack di K-Rool si rompe la pancia? Non credo... cioè non lo so, forse sì? Cioè perché... se tu fai counter sulla pancia di K-Rool, poi tu però non colpisci K-Rool, colpisci solo la pancia. Boh, sarebbe da vedere. Comunque Fake decide di passare a Bowser, non reputa il suo K-Rool abbastanza in grado di dar fastidio ad un Roy che sta giocando perfettamente con la Dash Dance. E guardate che cosa sta facendo a questo Fake, 53% di danni già presi. Il counter pick ricade su Final Destination, che penso venga utilizzata per l'assenza di piattaforme che possono essere considerate dannose, soprattutto se contro Roy. Continua a muoversi veramente in maniera poetica utilizzando la Dash Dance. Prova allungata che non va. Attenzione, ancora Fair da parte di Roy. Vediamo. Jab jab. Attenzione, perché prova la presa e poi il 6B che colpisce ma non porta ancora a casa la stock nonostante il Red Shine. C'è un piccolo comeback da parte di Fake che porta l'avversario al 67% con qualche aerial, ma qui sbaglia il punish. E immediatamente ne approfitta Mart per portare a casa un Fair. Attenzione, qua cambia un pochino la combo, fa Neutral Air Jab. Intanto continua a dominare con questi aerei e poi la lettura di F Smash. Fake sta veramente subendo il gioco dell'avversario. Sembra quasi di vedere me contro Fake, praticamente. Una cosa pazzesca come sta andando questo match. Non mi aspettavo di vedere un Fake così in difficoltà, vi dico la verità. Arriva intanto l'up smash che va perlomeno a non a pareggiare il conto delle stock, ma a renderlo quantomeno recuperabile. Parte ancora il Fair, Neutral Air che questa volta però va a sbattere sullo scudo. Attenzione alla presa, up throw into Neutral Air. Parte ancora il backhand da parte di Bowser, che poi con la B va a prendere qualche altro punto. Cerca la lettura di F smash che non arriva. Non viene punito a dovere da Roy, ma ci pensa subito dopo. Prova il 6B, bravo a scudare in questo caso Fake, che mette fuori posizione l'avversario, che rientra però con un air dodge. Qui se l'aspettava in basso, è andato a cercare un buon Fair che però non arriva. Secondo colpo del down air non scudato, ne approfitta un pochino Roy per prendere qualche danno. Buona la presa da parte di Fake, back throw, ha provato a fare il neutral B ma dalla parte opposta rispetto a quella che gli serviva. Up smash che non colpisce, azioni molto veloci in questo nuovo smash e in questo match in particolare. Prova il back air, a questo punto è Fake ad avere la situazione di svantaggio. Attenzione alla back throw, vediamo se riuscirà in qualche modo. Prova il down smash addirittura, però era molto volatile in realtà come punish al bordo. 120 a 125, rischia davvero grosso Bowser, che poi da questo F-tilt viene buttato fuori ed è doppio vantaggio per il giocatore di Aprilia, che è venuto qui per, a quanto pare, riconfermare il trono, riconfermare il suo titolo, scusate, di re di Roma. E perché no, magari mettere anche una seria ipoteca sul titolo di re d'Italia, chi lo sa, chi lo sa. Ok, 3-2-1, via, inizia il match, ancora Bowser, ancora Roy, ancora Final Destination, sempre per lo stesso discorso di prima, le piattaforme fanno paura contro Roy, soprattutto se sei un fat character, soprattutto se sei lento quanto Bowser, ha senso, secondo me.
Vediamo, continua a zonare l'avversario nonostante la spadina, se così vogliamo chiamarla. 110% di danni in 30 secondi, questo per far capire quanto poi sia effettivamente il dominio esercitato in questa partita da parte di Mark Forever ai danni di Fake, perché comunque Fake col personaggio che ha non può fare più di tanto per arginare Mark Forever in questa forma. E tra l'altro trova anche un buon Fair a 146% che porta a casa la stock, è vantaggio in questo momento. Vediamo. Cioè, perché vedete, ogni volta che Bowser cerca di entrare sull'avversario, comunque c'è quella spadina a dar fastidio. Se cerca di temporeggiare, comunque deve assolutamente cercare l'opzione difensiva giusta. Non è così facile come, come sembra. Parte ancora la back throw, addirittura ha provato il down air. Questa era molto, molto difficile da far entrare, ma sarebbe stata bellissima da parte sua. E poi down tilt sul tech, legge l'F smash, fuori dallo stage. Fake, che però con questa up tilt ripareggia il conto delle stock. Buono neutral air, 103% per quanto riguarda Fake in questo momento. Attenzione, perché ancora questo Fair che colpisce col colpo debole mette veramente una pressione enorme sul re dei Koopa, che però riesce a trovare un Fair a sua volta. Trova anche il neutral air a 47%, vince un neutral, riporta Roy in una situazione in cui perlomeno deve preoccuparsi. F smash che colpisce ma con la parte debole. Fake non viene colpito da questo neutral B, attenzione perché viene messo di nuovo fuori posizione, è al bordo, non viene gimpato a dovere. Allora con questa unghiata e con questa lettura Fake si riporta in vantaggio immediatamente ai danni di Mark Forever. Questo Final Destination in un certo senso sta aiutando, perché dà meno opzioni a Fake di movimento all'interno dello stage. Siamo a 158% però, quindi mamma mia, doppia schivata, scusate, doppio scudo perfetto per quanto riguarda Fake sul neutral air di Roy, che poi con l'up tilt porta a casa il pareggio effettivo. 59% però, una percentuale piuttosto alta, specialmente con un peso massimo come Fake, come il Bowser di Fake, scusate, up smash che colpisce immediatamente il protagonista del primo Fire Emblem pubblicato in Europa, di cui non ricordo, anzi non è che non ricordo, no, peccato. Peccato vedere un match del genere finire in questa maniera. E siamo quindi 2-1. Si è ripreso un attimino Fake. Comunque dicevo, il primo Fire Emblem europeo di fatto è stato pubblicato col titolo di Fire Emblem, quindi non ha un sottotitolo. Perciò io non so nemmeno che dire al riguardo di questa cosa. Ok, giocatore così forte, game tag così brutto. Vabbè, è una game tag che si porta dietro dai tempi di Brawl, ragazzi. Come non aveva nemmeno Roy, scusami. Ah, aveva Elimud, è vero. Niente, stupido io, lascia perdere. Allora, sì, infatti. Grazie della correzione. Comunque andiamo un po' a vedere il match. Abbiamo comunque un Roy che sceglie Town and City. Ha comunque un match point a disposizione, perché comunque ricordiamo, se non dovesse vincere questo match, comunque avrebbe il prossimo e potrebbe comunque decidere di andare su uno stage a lui più favorevole. Giustamente è andato a prendere Town and City. Come? Sì, sto solo con un cane. Ok, signori, tra poco arriva Danzi, anzi adesso arriva Danzi a farmi compagnia, quindi finalmente ho un po' di... Se poi parlo io, ti parlo con me. Ho qualcuno con cui scambiare due chiacchiere, oltre alla chat, che per carità apprezzo, grazie, benvenuti. Bene, dai, vizi, no, c'è Piero. Ah, no, ti capisco. Hai ragione, c'è Piero. Piero, dai, top 6 con Lusina, come la vedi, Piero, dai. Comunque, possiamo vedere chiaramente, ragazzi. Più o meno serio, facciamo quanto cazzo che ha rotto Roy con il personaggio. No, allora, perché io... si può parlare sempre senza delle cose. Allora abbiamo pure la prova provata, comunque Roy sì, non lagga sul cazzo, ti fila 120, sicuro. Male che va per lui, perché... No, certo, però è pure vero che lo sta usando Mark Forever, quindi non lo so se è proprio... Quindi aspettiamo un pochino, io mi riservo sempre il beneficio del dubbio prima che... Non è Bayonetta, ecco. Bayonetta l'ho capito il giorno dopo. No, non è ovviamente Bayonetta. Allora, che dire? F smash. Piero, dimmi. Con 3 ore di allenamento, dimmi. Cosa hai provato?
F Smash intanto e c'è il pareggio immediato da parte di Fake. Comunque mi sono stradivertito. A nuovo Fake. Pensa come sto arrivando. No, veramente sono cotto. Comunque vediamo, perché siamo in una situazione in questo momento di parità 47-41. Riesce a riapprocciare con i Nair, ha veramente degli approcci pazzeschi, sì, utilizzando questo neutral air, proprio ipoteca sul danno praticamente. Ah, comunque parlava della tag Riven, ok, niente, vabbè. Effettivamente ha più senso, poi detto da Ciro, effettivamente ha più senso. Comunque parte ancora il Fair, non arriva un terzo Fair, purtroppo. Cioè no, purtroppo per Mart. Sono due Awakening. Sì, comunque, ma tra l'altro Fake utilizza una skin differente, Red Shine, rispetto al 4. Sì, rispetto al 4, perché adesso è grigia, no? Sì, è vero. A meno che non ha perso un po' di quella skin, io non lo so. Nemmeno io, personalmente. Vediamo comunque, perché Fake ci tiene ad arrivare a Game 5, eh? È già in vantaggio, deve stare attento a non farsi fregare in questa fase dello in questa fase di gioco. Prova left tilt, bravo a punire col back air. Attenzione all'approccio di Nair. E poi ha provato ancora il Fair che non funziona. Attenzione al fuocherello di Bowser che abbrustolisce un po' Roy. Milo rispetto ai primi due match. Non dico che ha capito il matchup, perché secondo me nessuno ha capito il matchup in questo gioco ancora. Però, però se la sta. Sicuramente ha capito, male. Esatto, ha capito qualcosa degli habit dell'avversario. Che sull'up smash va semplice spot dodge e poi ci piazza una spadina di F-Tilt. Proprio con un'eleganza degna di un nobile. Comunque c'è un bel 81 di vantaggio, che con Bowser è anche tantissimo. Beh, cioè, sì. Gioca perfetto. Sì, esattamente, esattamente. Qua neutral air, secondo colpo in up smash e true combo a 0%. O meglio sembra. Qua può andare giustamente a punire, trova una back throw, non c'è il back air di punish da parte di Fake. Vediamo, continua a dar fastidio con questo dash dance e poi sul tech neutrale porta a casa il 3-1. Mar Forever va quindi in grand final ad aspettare il vincitore della Losers Finals. Il down tilt è più fastidioso, perché se non lo becchi lui ti fa run, jab lock col primo jab, tutti lo possono fare, e poi ti becchi l'F smash. Se lo becchi, ti becchi l'F smash. Cioè quindi devono nerfare dovresti teccare nel